Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Accusato sostanzialmente di non fare gli interessi dell'Italia. E Gentiloni ha anche detto che il dossier ITA, ha ricordato che non è di sua competenza ma che ci butterà un occhio, e poi ha detto che lui non entra in polemiche dannose per l'Italia. Quanto sono dannose queste polemiche per il nostro paese? Ma intanto sulla risposta di Gentiloni va detto che chi ha più buon senso ce lo mette, insomma, meno male, insomma. Ma queste non sono neanche, non hanno neanche queste uscite la dignità di una critica all'Europa, critiche se ne possono fare, no? Sono delle sgrammaticature clamorose, cioè questi non si rendono conto che prendendosi con Gentiloni in quei termini se la prendono con tutti i commissari europei. No, dichiarando che tutti quanti hanno sulla maglietta nazionale quando è gente che è lì perché ha promesso di mettersi la maglietta europea. Ora qui questa cosa testimonia di una questione di fondo, cioè nella Meloni, il governo Meloni, c'è un'ambiguità di fondo nei confronti dell'Europa, in particolare dei grandi paesi fondatori dell'Europa e della Spagna. E quindi vediamo un governo che cambia spalla al fucile tutti i giorni, una volta fa il responsabile serio, l'altra volta accende una miccia e qualche volta l'accende proprio malamente. E quando noi abbiamo dei problemi piuttosto seri, patto di stabilità, PNRR, in cui dovremmo rimetterci la clemenza della Corte, che stiamo andando là chiedendo il di cambiare 17 riforme di quelle che sono in elenco come paletti, e non sono bruscolini, ecco. Ma Bersani, quindi non scusi, so come si difende la patria così. Ecco, ma naturalmente Giorgia Meloni dice che lei difende la patria sempre e comunque, ma perché la Premier ha pensato